Allora, il baseball sbarca a Lauria grazie alle ACLI di Rivello, un'associazione che è di Rivello, ma possiamo dire Gustavo Savino è un patrimonio nazionale, perché davvero è un sodalizio che tanto fa del bene e tanto è positivo nel nostro paese, paese con la, ovviamente con la P maiuscola. Gustavo, spiegaci le motivazioni di questa mattinata baciata dal sole. Noi come ACLI di Rivello e soprattutto grazie alla Federazione Nazionale del Baseball stiamo promuovendo il baseball un po' in giro per farlo soprattutto conoscere. L'abbiamo portato questa mattina a Lauria, abbiamo montato un piccolo campo da baseball, c'è la squadra che sta facendo il campionato, la Pool Deal della Federazione Nazionale. Abbiamo il tunnel di battuta dove chiunque può venire a provare a battere una pallina e vedere se gli piace lo sport. E niente, i ragazzi che vengono a giocare, i bambini e quant'altro e tutti quanti che iniziano ad avvicinarsi a questo meraviglioso sport. Ecco, Gustavo, ti chiediamo un attimo una collaborazione, ti diamo il microfono e magari se ci puoi presentare questi grandi campioni che sono alle tue spalle, ma più che alle tue spalle sono davanti a te perché Sì, probabilmente saranno il il futuro futuro di del questo baseball. sport. Prego. Allora, vi presento innanzitutto i Kings di Rivello, non sono tutti quanti, ma la maggior parte della squadra. Partiamo dal coach in terza, Mauro Labanga, nonché vicepresidente. È così, vuoi. Niente, ringraziamo semplicemente per l'attenzione che ci riserva sempre l'Eco e che dire, oltre ad essere il nostro futuro e i futuri campioni, sono attualmente il nostro patrimonio. Siamo orgogliosi di averli tutti con noi, questi ragazzi, che ora vi presenteremo. Allora, Nicola Jelpo, lanciatore di softball slow pitch, 20 anni, uno dei più grandi della squadra, pochissima esperienza ma grandissima voglia di giocare, diciamo che la domenica scorsa nella partita Non male. contro, non è andata proprio così male, male, abbiamo per pochissimo, abbiamo perso però sono andati bene tutti quanti i ragazzi. Dietro di lui abbiamo Nicola Carlo Magno. Nicola Carlo Magno è lanciatore di baseball, nonché seconda base, nonché regista della squadra. Grazie a lui domenica scorsa abbiamo eliminato tre giocatori delle squadre avversarie, diciamo così. Non abbiamo fatto una bruttissima figura, diciamo così. Giuseppe Brigante solitamente gioca o in prima base o è uno degli esterni. Anche lui, giovanissimo, 16 anni. Nicola anche 16 anni. Diciamo l'età media qui è 16 anni. Vincenzo Anania, terza base, anche lui giovane promessa del baseball rivellese, soprattutto Valnocino, perché ha delle cose. Adesso vi presento i pezzi forti della squadra. Abbiamo il catcher più forte della Basilicata, è uno dei migliori elementi in tutta la Basilicata. Non perché abbiamo solo Rivello che gioca a baseball, però è uno che in questo ruolo si sta battendo veramente in maniera eccezionale. Lui è stato soprannominato il Castigatore del Sud Italia. Castigatore, lanciatore primo di baseball, nonché 4 strikeout contro il Cosenza domenica scorsa. Grazie a lui siamo andati vicino alla vittoria che ci è mancata davvero per un soffio. Però domenica prossima Ci rifaremo a ci casa rifaremo a nostra. casa nostra. Adesso le vedete, non è un effetto ottico, è così, ma sono le gemelle del baseball. Prima base e terza base. Fortunatamente hanno i nomi dietro le magliette così le riconosciamo. Sono al momento le uniche ragazze che compongono la squadra di baseball, però si comportano, non dico da maschietti, No. però non hanno timore di giocare insieme alle persone più grandi, soprattutto ai ragazzi che compongono le altre Dici i squadre. nomi? Dominga e Luciana, Luciana, la banca, la banca, perfetto. sì. Perfetto, continuiamo con i più piccoli, Allora, forti. poi abbiamo le nuove leve. Innanzitutto un ragazzo che non so, che è arrivato stamattina, che se giocava a pallone adesso sta giocando a baseball. Come hai detto che ti chiami? Cristiano Lamanna. Cristiano Lamanna. Ho detto bene. Ecco, qui te l'abbiamo. Poi abbiamo le giovani promesse del Rivello Baseball. Silvia Savino, c'è anche il nome. Irene Bellusci, Maria Pia Limongi, Giuseppe Alagia.
Alaggia e Luigi Leonetti. Quindi questa abbiamo la squadra juniores del Rivello Baseball, squadra che stiamo man mano cercando di portare avanti e farli partecipare anche con gli altri pari età in tutta Italia. Gustavo, spiegaci questa struttura è stata messa qui per l'occasione, insomma. Ovviamente. Questa struttura è un tunnel di battuta, viene definito. Tunnel di battuta non è altro che un luogo chiuso, ovviamente. Adesso chiamo due ragazzi, abbiamo il catcher, Nicola, che ci faranno vedere come funziona il tunnel di battuta. C'è la macchina che spara le palline e qualsiasi persona che viene, che vuole provare, cercherà di battere con la mazza, diciamo così. Apriamo. Ovviamente è tutta in gomma, le palline sono in gomma, le mazze sono in gomma, anche perché per le prime volte per provare. Ecco, ci siamo riusciti. Questa è la federazione, la FIBS ci sta aiutando in questo, a diffondere questo sport nelle varie città che andremo. Adesso oggi siamo a Lauria, domenica prossima faremo il campionato a Rivello, intervenite numerosi, mi raccomando. Il 2 giugno saremo ancora a Rivello con la festa dello sport del CONI con le altre associazioni sportive e man mano andremo avanti nel corso dell'anno, faremo anche altri eventi sportivi di promozione. Possiamo dire, Gustavo, a Rivello hanno accettato veramente di buon grado questa novità, non è più una novità probabilmente, perché adesso è una realtà. Vi dico solo che il campionato che stiamo facendo, Rivello è una piccola entità rispetto alle grandi squadre, che sono di due squadre di Salerno, una squadra di Cosenza, il Napoli, Bari, Foggia e Caserta, squadre che hanno già anni di esperienza nel baseball e stiamo facendo il campionato con loro. Stiamo giocando bene, ancora non è arrivata la prima vittoria, ma ripeto, arriverà. Speriamo, come il Benevento, alla fine è arrivata la vittoria. È arrivata sicuramente, quindi speriamo in questo. Perfetto, grazie.